Benvenuti a tutti dalla vostra amica Brunella Alberini da Somma Vesuviana, il sorriso del web. Ecco, vedete, Somma Vesuviana. E quando si dice Somma Vesuviana, diciamo che praticamente l'orologio si ferma, perché su cultura e tradizioni della nostra terra vi andiamo a presentare, possiamo presentare proprio tantissime delle cose infinite. Di cosa sto parlando? Vedete che tengo qua l'età morre. E come si può ben sapere, il ballo folcloristico di Somma Vesuviana è proprio questo. Ma non solo, oggi io sono qui, ecco, sempre per presentare culture e tradizioni della nostra terra. Come potete sentire, sono in campagna, perché oggi insieme a dei ragazzi e ragazze abbiamo portato a termine un lavoro di agricoltura, ecco, che poi vi andrò a mostrare successivamente nei prossimi giorni. E poi adesso siamo ritornati e praticamente andiamo a fare il nostro spuntino, proprio come si faceva un tempo. Ecco, io sento anche in lontananza delle tamborre. Ecco, andiamo un attimino a vedere che cosa ci hanno preparato queste bravissime ragazze. 3, 2, 1. Ciao! Ciao! Eccole qui! Da Somma Vesuviana con le tamborre! Eccoci! Bravissime! Ecco qui! Andiamo a vedere che cosa ci sta. Ci avete preparato un banchetto, proprio come si faceva tantissimo tempo fa! Sì! Perché tantissimo tempo fa, quando si finiva il lavoro e si raccoglievano i frutti come una bella festa, si ballava, si suonavano le tamborre e poi c'era una festa continua. Noi così siamo cresciuti e poi in armonia si festeggiava con tutti quanti. Vediamo un po', andiamo a conoscere prima queste persone. Allora, come ti chiami? Mi chiamo Silvia. Ciao Silvia, ciao. Quanti anni hai? 14. 14 anni. Oggi che cosa ci hai preparato? Cosa abbiamo? Ecco, pane e pomodoro. Pane e pomodoro, perché nella nostra infanzia in campagna il nostro spuntino qual era? È questo. Pane e pomodoro. Quindi come andrai a realizzare praticamente? Abbiamo tagliato delle fettine di pane. Poi i pomodori. Certo, e poi praticamente, ecco, come potete vedere, il pane dove si metteva tanti anni fa? Il pane dove si avvolgeva? Ecco, dentro un pan. Silvia, puoi aprire qua per mantenerlo fresco praticamente. Ecco qui il pane che abbiamo affettato con il pomodoro, e poi ci andremo a mettere l'olio. Ecco, che abbiamo praticamente ricavato con l'ulivo. Ecco, guardate, con proprio tutto fresco e genuino qua abbiamo, ingredienti proprio freschi e genuini. Invitiamo gli amici a mettere il like alla pagina My Life di Brunella Smile Forever, vi raccomando, per seguire sempre le nostre culture e tradizioni di un tempo, ecco, e per essere sempre aggiornati su interessanti iniziative che potrete essere anche voi partecipi. Ecco, non si sa mai, si sa un giorno proprio qualcuno di voi che è lì potrebbe essere qui accanto a me, e non si saprà mai. Ecco, andiamo a vedere adesso invece Maria Antonietta che cosa sta preparando. Una bella spremuta d'arancia. Carissima, eccola qui. Come ti chiami? Maria Antonietta. Quanti anni hai? 17. Cosa stai preparando tu di salutare? Una bella spremuta d'arancia. Una bella premuta d'arancia, una buona premuta d'arancia. Ma proviamo un attimino, ecco, fammi vedere queste arance, mamma mia. Ma sono gigante, le arance contengono vitamina C, ecco, e quindi in questo periodo. Ma ci sono anche i mandarini, Maria Antonietta? Sì. I mandarini. Ma qui vedo un'altra cosa, che sono? Le uova. Sono le uova, Maria Antonietta, e quindi, Maria Antonietta, queste le abbiamo proprio prese dalla gallina, queste uova, giusto? Sì. Perché noi qui siamo in una campagna, ma
È come se fosse una fattoria, sapete perché? Perché praticamente ci sono tutti gli animali che dopo vi andremo a mostrare, perché poi manderò un video bellissimo proprio per mostrare queste cose. Ecco che qui abbiamo visto, ecco, questo banchetto, pane fresco, uova, ecco, arance, quindi abbiamo i mandarini, il cane pure che abbaia perché vuole venire ad assaggiare anche lui. Ecco, poi abbiamo pane e pomodori, i pomodori proprio, ecco, qui della nostra città. E poi qui abbiamo, Silvia, abbiamo un'altra cosa qui. Fette biscottate con marmellata. Di a? Di albicocca. Ecco, questa è di albicocche. Sai perché sono di albicocche? Perché la somma vesuviana, proprio con l'agricoltura è la numero uno, e con le albicocche ci batte nessuno. Quindi abbiamo preparato anche una buonissima marmellata che potrete imparare ai vostri bambini a gustare proprio sulle fette biscottate, come si faceva una volta. Ecco qui, adesso salutiamo tutti voi e vi ringraziamo per la cortese attenzione. Io qui sono avvolta, ma veramente da guardate, venite a vedere, guardate qui che bello, guardate qui, qui abbiamo raccolto praticamente quasi tutto. Ecco, siamo pieni di agrumi, ecco, qui andiamo a vedere, ecco qui le arance, ecco qui, e noi praticamente siamo qui e andiamo a continuare la nostra degustazione, perché adesso faremo una bella degustazione e poi andremo a suonare con le tamborre. Con armonia e gioia da somma vesuviana per cultura e tradizioni della nostra terra, presentate da Brunella Alberini, il sorriso del web e dai cittadini sommesi, che tutti i cittadini, piano piano io verrò da tutti quanti a coinvolgervi per riportare anche fra i giovani quello che era e stata la nostra infanzia, i valori principali, quelli di portarli anche tra i giovani di oggi, e perché no, per vivere in armonia e con gioia, proprio come lo facciamo noi. A voi tutti un bacio, ciao! Salutate! Ciao! Ciao!